Alza Mariettini, prima di iniziare a vedere il nostro video volevamo ricordarvi di mettere un bel mi piace, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina così riceverete la notifica di ogni nuovo video che faremo. Buona visione! Ciao buonasera. Ragazze, di nuovo insieme. Stasera Katia ci fa un appello, se fanno una bruciata di peperoncino calabresi. Voglio ci faccia la pasta corta d'assisi. Questo è un vero piatto calabrese, ma calabrese nato in Calabria. Ah. Quindi per forza dobbiamo farlo. Sì. A cucina d'Azza Marietta. Ah, faccio come la faccio io. Certo, vediamo allora, un pochettino che ci combina. Ci metto un olio, un bello poco d'olio d'oliva. Quindi, aspetta, prima gli ingredienti, quindi olio d'oliva, la cipolla e peperoncino. E un sughetto normale, poi un pomodoro nostro. E poi vediamo la procedura. Dai, iniziamo a fare la cipolla, bella, sottile, sottile. Che meraviglia. Sta ricetta nata in Calabria? Sì, sì, sì. No, perché? Perché uno sente dire da Assisi, no. Dice, è di Assisi questa ricetta. Allora stavo dicendo, racconta. Guarda che io mi sono documentata. No, io non ho una storia senza documentata, la sapevo sempre, raccontavano i vecchi. E dici tu cosa sapevi? No, non mi ricordo, la racconta, che tu la facessi una nuova ora. Allora la leggo io, la leggo originale, cosa ho trovato. Tu perché io mi sono andata a documentare, perché anch'io ero convinta una volta che era corte d'Assisi, perché... non è calabrese, invece no, sentite. Gli spaghetti alla corte d'Assise sono un primo piatto estivo tipico, non solo calabrese, della costa ionica calabrese. Ma che è questo? Sì, nelle zone nostre, ma costa ionica. Ma Caologna, non so dove vengono questi giudici. Il piatto è molto semplice, un sugo piccante e profumato, nato quasi per caso in un ristorante molto noto di Marina di Gelosa Ionica. Sapete in quale anno? 1958. Ah, la mia età! Ecco qua. Quando la Zza Marietta nasceva, nasceva la corte d'Assisi. Oh. E ora la Zza Marietta resta la corte d'Assisi. Sentite la storia. Intanto tu metti. Sì. Fai vedere, cameraman, tu fai vedere che fa la Zza Marietta. Spiega, cos'altro fai? Ora faccio peperoncino fino, figliolo, candaglio. Quanti peperoncini metti qua? 2, 3, 6, 10. 10 peperoncini piccantissimi. Faccio mezzo chilo di spaghetti. Mezzo chilo di spaghetti e un boccaccio di salsa, di pomodoro. Allora, ascoltate intanto la storia. Una sera... quando la cugina stava per chiudere in questo ristorante noto calabrese di Gioiosa Ionica, nel ristorante arrivò per cenare un giudice che chiese la specialità della casa. Lo chef che lavorava allora in questo ristorante allora improvvisò un sugo molto semplice, con quello che in cucina, specialmente in Calabria, non manca mai. Che cosa non manca nella cucina calabrese? Peperoncino fresco, pomodoro, aglio e prezzemolo. Perché sto piatto si chiama alla corte d'Assisi? Perché questo signore che ha chiesto il piatto tipico e per il quale lo chef ha cucinato era un giudice. Allora il giudice apprezzò molto il piatto e lo battezzò spaghetti alla corte d'Assise, in quanto il sugo era talmente piccante da non essere clemente con nessuno, proprio come l'ordinamento giuridico nel quale operava. Quindi ecco spiegato il perché degli spaghetti alla corte d'Assise. Quindi ha voglia che si cerca di fare le repliche e poi dice però io non metto il piccante perché non lo sopporto. Non è corte d'Assise, la corte d'Assise deve avere tanto piccante, fortissimo deve essere questo piccante. Quindi abbiamo scoperto la storia degli spaghetti alla corte d'Assisi. Ora sai che facciamo? Dimmi tutto. Che vai fuori, che c'è sulla scala? Una di quelle peperoncine piccole, prendimi due di quelle. Ancora? Sì, due di quelle piccoline, due, tre. Proprio piccoline, piccoline. Porto che le facciamo vedere così. Queste piccoline, ecco, questo qua. Eccole qua. Mischiamo caenta. Come ogni... E mi seguo, anzi, sono moro.
Come voi sapete, i peperoncini hanno delle proprietà terapeutiche, proprio come le medicine. Però come ogni medicina ha le controindicazioni, quindi è controindicato a chi soffre di bruciori, di certe parti del corpo che non si può e dire. Di emorroidi, punto. Mi metto la padella sotto. Queste cose non se li mangio alla corte d'assise. Ti metto la padella sotto. Io non la mangio perché non la sopporto. Il peperoncino non lo mangio. Ecco il peperoncino bello, vino, vino, vino. Mo' mi mettiamo la padella. E ti sono buonissimo. Accesi il fuoco. Sì, sì. Quindi. Usate i guanti come la stamarietta, se no poi sono bruciori, con le mani. Io l'altro giorno l'ho fatto senza guanti. No, mi sono dimenticata dopo pranzo. Mi prudeva l'occhio, vado a strofinarmelo, non vi dico niente. Altro che cipolle. Allora, ora io a metà costura lo suo, ci metto un bello pugno di formaggio, così. Giriamo. Ecco. Usi coce col sugo. Col sugo. Ancora un altro pezzo, vuole troppo formaggio. Ecco. Basta, poi facciamo la pasta. Quindi due pugni di grana. Grana, sì, grana. Vabbè, e poi ci piace, vai un pecorino. Sì, vai il pecorino pure a chi gli piace. Noi usiamo il grana, più delicato. Ecco qua. La pasta a metà cottura la passiamo nel sugo, qua. La facciamo finire là, capito? Sì, di cuocere là. Ecco fatto. Così viene tipo mantecata. Esatto. Che rimane un pochino di amido e si amalgama al sughetto. Perfetto, mi prendi una buccia di legno da buttare? Non questa? No, un'altra, due vuoi. Due vuoi? Sì. Due cucchiaie? Sì. Vuoi due cucchiaie? Sì, due cucchiaie. Qui c'è una forchetta di legno. No, cucchiaio non voglio. Due cucchiaie. Cucchiaie di cucchiaio, eccolo qua. Abbiamo trovato il cucchiaio. Ecco il cucchiaio. Il cucchiaio. Ok. Veniamo qua. Mi metto, passiamo qua. Sì. Ecco. Prezzemolo fresco. Si deve finire di cuocere qua dentro. Buonissimo. Che ci vuole il prezzemolino che mette ferro. Ecco fatto. Ora un altro bello pugno di formaggio, uno e due, ecco, bella amalgamata, e ci siamo ragazzi, ci siamo, ecco ragazzi, a spaghettata corte d'Assisi, proprio a calabrese, assaggia Katia, dai! Calabrisona, ora devo assaggiare, assaggia, scusatemi, assaggia. Ma merita. E qua mi dicevi che volendo uno ci può sparare pure un'altra manciata di formaggio. Se vuole sì, però c'è, io lo metto nel sugo, poi chi vuole lo metto sopra. Vediamo, Marietta, assaggia. Questa è la mia versione, poi ognuno non sa come la fa. Questa è della Marietta. Ma più o meno. Più o meno quella, dai. Può mettere la cipolla, può mettere l'aglio, può mettere... Brucia? Però è suprema! Come? Buonissima! Piccantissima! Ma corta d'Assisi, dai! La vera calabrese corta d'Assisi. Esatto. Rifatela. Buonissima. Buonissima. Ora che c'è il pomodoro fresco. Bacio la pasta, bacio a tutti quanti. Buon appetito. Buona. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima. Ciao.